L'eredità, chi è il campione di stasera? Montepremi parola vincente della ghigliottina di domenica 12 febbraio. L'eredità, chi ha vinto e chi è il campione di stasera, domenica 12 febbraio? È iniziata una nuova settimana. Siamo venerdì ed anche oggi si ricomincia non solo con gli impegni di sempre, ma anche con l'appuntamento fisso della sera, quello che appassiona milioni di telespettatori. Il quiz game di Rai 1 Litro Eredità. Un appuntamento atteso da molti, che insieme ai concorrenti ogni sera cercano di rispondere alle domande del bravo conduttore Flavio Insin. Ormai la trasmissione è diventata una piacevole routine per molti italiani, che si divertono e staccano un po' la spina dalla quotidianità di sempre. Dopo un'intensa giornata di lavoro, tra domande di cultura e curiosità per giocare tutti insieme, anche da casa a colpi di sfide avvincenti, e che allenano la mente, specie nel rush finale dove il montepremi faticosamente accumulato dal campione rischia di dimezzarsi in caso di errore. Ma tutto sta nella bravura del campione. E anche un po' in un colpo di fortuna. A sedersi di fronte al padrone di casa per la ghigliottina e a sperare di vincere. L'obiettivo è uno, indovinare la parola, quella che lega tutte quelle della ghigliottina. Sperando di non aver commesso troppi errori. L'obiettivo, chiaramente quello di indovinare la parola e portarsi a casa il montepremi accumulato. Prima della ghigliottina, novità di questa edizione dell'eredità sono le stoccate finali, si tratta della penultima sfida. Quella decisiva, che consente al concorrente di giocare per il montepremi. Una sfida a due nella quale soltanto uno dei concorrenti riuscirà a ottenere il pass. A sedersi di fronte a Flavio Insin e a sperare di vincere, portandosi a casa il premio di puntata. Ad arrivare alle stoccate finali quest'oggi, Giulia e Luca. Chi riuscirà a vincere alla ghigliottina? Che è l'ultimo scoglio dell'avvincente gioco? Chi riuscirà a indovinare la parola vincente per portarsi a casa il montepremi finale? Luca ha vinto le stoccate finali e si è presentata quindi alla ghigliottina, ultimo step del game quiz. Con 200.000 euro. Riuscirà a mantenere la cifra fino alla fine o dovrà dimezzare e rinunciare al bottino completo? Ma vediamo. Ora, com'era composta la sua ghigliottina? Alla fine il montepremi è di 100.000 euro. Riuscirà il campione a portarsi a casa il montepremi? Quale sarà la parola vincente di questa avvincente ghigliottina che collega tutto? Ecco, ve la sveliamo noi. Chiara ha scelto la parola mela, ma la parola esatta è costa. La campionessa non ha quindi vinto. Ma tornerà domani per riprovare ad assicurarsi il montepremi. Nici un curcubeu, dar ci că toate astea doar în capul meu. Și zice du-te, nu mai sta. Tu chiar nu vezi că t-ai întârziat deja. Aruncă-ți toate visele într-o geantă și pleacă. Grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva. Închide ochii, îți poți imagina că lumea e a ta și în plus poți să sari sus, sus, sus.